gioiasport.com, il blog con tutto lo sport della tua città. Allora, siamo in compagnia di Giovanni Familiari, preparatore atletico, un volto conosciuto ormai qui nella città del Porto. Parliamo di preparazione atletica a 360 gradi, Giovanni. Buongiorno a tutti, io sono Giovanni, appunto mi occupo di preparazione fisica a 360 gradi, soprattutto mi sono specializzato nell'attività motoria in età evolutiva e come sport invece principalmente sul tennis e sul calcio. Integro all'interno del mio allenamento una metodologia che si chiama SVTA, basata sul vision training. Questo vision training ci permette di lavorare su tutte le abilità visive che noi abbiamo per potenziarle, allenarle ed eventualmente anche educarle. Queste abilità visive ci servono per non soltanto in ambito sportivo, ma anche nell'apprendimento, anche nella riabilitazione oppure nella vita di tutti i giorni. Per eccellere nello sport praticamente bisogna assolutamente educare la visione, potenziarla e allenarla, come dicevo prima. Nel metodo che applico utilizzo dei pannelli visivi dove in base alla percezione visiva il nostro cervello è obbligato a codificare ed elaborare lo stimolo appena letto e di conseguenza rispondere, quindi trasformare tutto attraverso il movimento. C'è uno sport in particolare, Giovanni, che si coniuga maggiormente con la preparazione fisica? Diciamo che a mio avviso la preparazione fisica è importante per tutti gli sport. Poi ovviamente si deve parlare di un lavoro specifico in base al modello prestativo dello sport che andremo appunto ad esaminare. E in funzione di quello si va ad integrare tutto il lavoro, sia appunto come dicevo prima di preparazione generale, sia specifico per i gesti tecnici di quello sport. Siamo su un campo da tennis, in particolar modo i tennisti, coloro che si dilettano a giocare con la racchetta, che tipo di rapporto hanno con la tua preparazione? Allora, questo metodo permette ai tennisti principalmente di andare a calcolare la traiettoria della pallina e leggendo appunto questa traiettoria riescono ad adattare nel minor tempo possibile il proprio colpo, cercando di essere più efficaci e più efficienti. E ovviamente questa è una situazione che, diciamo, favorisce anche il compito del tennista mentre svolge una partita che sia, diciamo, una partita di campionato fit, ossia una partita, diciamo, amatoriale tra persone che si vogliono divertire. Assolutamente, assolutamente. Come dicevo prima, le abilità visive, a prescindere dalla performance e quindi da quello che andremo a migliorare in campo, sono delle abilità che andrebbero migliorate per la vita di tutti i giorni. Quindi sì, tutti quanti potrebbero avere dei benefici. Tu da quest'anno hai iniziato una collaborazione fattiva con diverse associazioni. Ci puoi dire qualcosa in più? Sì, allora collaboro con l'Accademia del Tennis di Reggio Calabria, collaboro all'Ogri con il TC Garden, e poi ci sono varie collaborazioni con altre società sportive di ginnastica artistica, di calcio e così via. E ci sono in futuro tantissimi progetti, non solo in ambito sportivo, ma anche per quanto riguarda la formazione con il centro Paidos, con il quale già collaboro da quest'anno, e altri progetti sulla zona ionica calabrese, su Roccella, Bianco e così via, e non solo con bambini e adulti, ma anche con gli anziani. Giovanni, noi siamo a Gioia Tauro, gli sportivi gioiesi che approccio hanno con la tua preparazione? Allora, io alleno moltissimi gioiesi, appunto, soprattutto, come dicevo prima, tennis e calcio, che hanno deciso di intraprendere un percorso con me. Adesso per quanto riguarda invece il calcio, a breve, anzi questo weekend, ci sarà un evento rivolto a circa 30 ragazzi in collaborazione con la Gioiese, dove andremo ad applicare il mio metodo all'interno delle sedute calcistiche. È una novità, diciamo? Sì, è stata ideata da poco, abbiamo provato, cioè stiamo testando adesso il terreno e speriamo successivamente di creare eventi sempre, sempre più grandi. In bocca al lupo, Giovanni. Grazie, crepi. Gioiasport.com, il blog con tutto lo sport della tua città.